La prima mostra del nuovo corso di Pinacoteca Agnelli è dedicata all'artista Sylvie Fleury, un'artista importante perché pioniera di molti linguaggi e al tempo stesso un'artista guardata nella contemporaneità. Da 30 anni Sylvie Fleury mette in discussione gli stereotipi di genere per come sono promossi sia dalla cultura pop sia dalla storia dell'arte. E questo era proprio uno dei punti fondamentali che ci interessava del suo lavoro. Linguaggi, parole, immagini che provengono da ambiti estremamente diversi tra loro, come la cultura pop, il cinema, l'automobilismo, la moda, vengono assorbiti nel linguaggio visivo post-femminista di Sylvie Fleury e trasformati in narrazioni impreviste. La prima sala della mostra Turn Me On si intitola Please No More of This Kind of Stuff, basta con questo genere di cose, e presenta un'installazione che imita da un lato una tradizionale installazione museale, quindi con dei plinti che contengono delle sculture, degli oggetti. Dall'altro, quello che Fleury vuole far emergere, evidenziare, è il fatto che lo stesso tipo di display è quello che possiamo trovare all'interno di un negozio di lusso. Il rapporto tra consumismo e arte contemporanea, che è uno dei temi chiave della pratica dell'artista, è quello che si dipana in questa sala. Nel video Walking on Carlandre, la presenza di queste figure con i tacchi, quindi questo oggetto stereotipicamente legato al mondo femminile, in modo spesso anche frivolo, che camminano sopra alle sculture in modo piuttosto violento, vedono come un oggetto legato alla stereotipizzazione della femminilità possa diventare un'arma. Be good, be bad, just be è il tipico slogan pubblicitario, è quello slogan automotivazionale, sono degli inni ad automigliorarci. Passiamo da un camerino di un negozio dove cosa succede? Succede che ci spogliamo e quindi ci troviamo nudi di fronte alla nostra immagine. E poi entriamo in questa grotta. Grotta che cos'è? Il simbolo della trasformazione, dell'io. Ecco, Sylvie Fleury mette in relazione, diciamo, il commercio, la produzione con questa idea di valore. Valore che in questo caso è spirituale, ma anche il valore dell'arte. Questo spazio ricoperto di pelo vuole far riferimento a quello che è lo spazio tipico dell'arte, il cubo bianco, lo spazio aulico, Silver Screen Survey for Fetish. In realtà parla proprio di questo. Dattilografati su questi fazzolettini ci sono dei titoli dei film e delle descrizioni delle pellicce che le donne protagoniste o le donne rappresentate nei film appunto indossano. Il fazzoletto è un po' anche un'immagine del cinema, del visitatore che appunto guarda questi film romantici. Quindi tutti questi stereotipi, la donna, la pelliccia, il romanticismo, l'idea della ripetizione, del feticismo anche, dell'andare a fare questa ricerca sul cinema e sui film. Ecco, sono tanti diversi livelli di lettura che il lavoro di Sylvie Fleury presenta ai visitatori. Da un lato la citazione di Daniel Buren, questo artista minimalista che lavora con queste strisce costanti, che invece Sylvie Fleury apre, un'apertura femminile, oppure l'apertura sempre femminile di questa gabbia, un'immagine scintillante di un prodotto di consumo, però anche un riferimento a uno stereotipo. Siamo nella sala First Spaceship on Venus, quindi prima navicella spaziale su Venere, che fa riferimento al celebre luogo comune che gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere. Il mondo dello spazio, diciamo l'universo fantascientifico, ritorna spesso all'interno degli immaginari di Sylvie Fleury, spesso con dei lavori che coinvolgono fisicamente il simbolo del razzo, che per lei è un simbolo stereotipicamente maschile e con cui spesso gioca per sovrapporre quell'immaginario tipicamente maschile del razzo con dei materiali o degli altri diciamo tessuti che richiamano quello che è un universo femminile. La sala si conclude con un neon, High Heels on the Moon,
quindi tacchi alti sulla superficie della Luna, che stanno proprio a significare come nel gesto, anche paradossale e surreale, di camminare con delle scarpe col tacco sulla superficie della Luna, ci sia una possibilità rivoluzionaria per tutte quelle soggettività che non si rivedono nello stereotipo maschile di prendersi lo spazio che non gli è stato concesso. Are you rising or what? Non abbiamo voluto, insieme a Lucrezia Calabro Visconti, con cui curo questa mostra, essere troppo dirette nel riferimento all'automobile. D'altra parte, però, l'automobile è molto presente nel lavoro di Sylvie Fleury. Però, al tempo stesso, è un simbolo di quegli immaginari prettamente maschili che il suo lavoro confronta. She Devils on Wheels, quest'ultima sala della mostra, si relaziona all'ambito dell'automobilismo e del machismo, delle culture maciste legate all'automobilismo, ricollegandosi anche al titolo della mostra stessa, Turn Me On, che fa riferimento sia a un immaginario erotico, no, di eccitazione, accensione di tipo sensuale, sia dall'altra parte all'accensione di un veicolo e di un'automobile. Perciò, dichiarando fin dal titolo della mostra l'interesse a ragionare sull'oggettificazione del corpo della donna da un lato e la feticizzazione dei veicoli ad alta velocità dall'altro.